Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento Investire con i certificati. Io sono Gabriele Bellelli e qui con noi abbiamo come al solito Francesca Fossatelli. Insieme vi accompagneremo in quest'oretta circa, qualcosa di più, che staremo insieme per parlare appunto di certificati. Oggi abbiamo una nutrita selezione di certificati che riteniamo essere interessanti per, diciamo così, cavalcare i mercati finanziari in questa fase storica. Cedo subito la linea a Francesca per i saluti e l'intro di presentazione iniziale. Buongiorno a tutti, grazie mille Gabriele ovviamente per diciamo, farci da ospite per questo webinar. Sono Francesca Fossatelli, sono la fondatrice di Free Finance, ormai diciamo, quasi tutti ci conoscete anche poi per il libro che sta per uscire, mi arrivano mail tutti i giorni su quando esce il libro. Quindi, come sapete, io e Gabriele stiamo scrivendo anche un libro su investire con i certificati e ci confrontiamo spesso anche per andare a trovare quelle soluzioni più interessanti e ve le segnaliamo sia tramite Free Finance che ovviamente anche tramite il sito di Gabriele, nonché i gruppi Facebook. Quindi, assolutamente siamo sempre, diciamo, sul pezzo. Una domanda che spesso ci viene fatta, e a me spesso viene fatta una domanda, perché non parli quasi mai di bonus cap o di altre strutture, parliamo quasi sempre solo di cash collect. Diciamo che dipende un po' anche diciamo, dalla fase di mercato. Ho portato alcuni dati che possono esservi utili anche per capire il perché parliamo soprattutto di cash collect, perché sono i prodotti che stanno crescendo di più negli ultimi mesi. Questo è, diciamo, un grafico che mostra il turnover scambiato sul segmento dei cash collect. Come vedete, c'è un forte incremento, soprattutto nel 2021. La cosa più interessante è, diciamo, questo secondo grafico che ci mostra un aumento proprio in termini percentuali sul totale dei certificati scambiati. Questo perché? Perché i certificati cash collect possono essere utilizzati con diversi obiettivi, quindi quello che ovviamente di cui parliamo molto spesso è quello dell'entrata periodica, ma anche ovviamente dell'equity substitution. Quindi al momento, ad esempio, vedo dei livelli molto alti per le azioni e penso ci possa essere una correzione, quindi piuttosto magari che acquistare l'azione mi vado a prendere un certificato che ha una barriera di protezione, quindi rinuncio a una parte di potenziale rendimento, metto un cap e quindi un rendimento massimo al prodotto, ma mi vado a proteggere nel caso di ribassi. Quindi è per quello che si stanno sviluppando così tanto, che si sta sviluppando così tanto questo segmento di mercato, e è per quello anche che diciamo, la maggior parte degli investitori punta a questa tipologia di strumento, ed è per questo che noi poi li andiamo a selezionare. Sui bonus cap, diciamo, ne ho parlato anche via mail. Soprattutto quelli a barriera continua in questo momento magari possono essere un po' rischiosi, perché nel caso in cui arrivasse la correzione, andrebbero a saltare tutte le barriere, come è successo anche a marzo, dello scorso anno. Quindi per quello, diciamo, in generale, anche nella shortlist di Free Finance e all'interno di tutti i canali, cerchiamo di non dare troppa visibilità a questa tipologia di strumenti, proprio perché possono essere veramente molto rischiosi. E magari i più sprovveduti, che non sanno bene calcolare il rischio di quella posizione, vanno a farsi male. Quindi cerchiamo di evitarvelo. Partiamo da Coinbase. Sicuramente, diciamo, è un po'. Una domanda di Franco che dice invece dei reverse, che cosa ne pensi? In realtà, i reverse ne abbiamo parlato qualche mese fa. Direi proprio verso l'inizio del lancio di Free Finance, proprio perché c'era un prodotto reverse che aveva pensato Tony Scioli-Puviani su le big americane, che però era schizzato le stelle già nel primo giorno di quotazione, e ne abbiamo riparlato anche durante, diciamo, il secondo lancio di un prodotto praticamente identico. Secondo me sono molto adatti a questo mercato. Erano più adatti magari qualche settimana fa rispetto a ora, perché vediamo già qualche correzione adesso. Quindi tendenzialmente dovremmo cercare un po' di anticipare i tempi e non seguire l'onda dopo che è già arrivata. È un po' quello il discorso. Però in generale sono degli strumenti che possono essere veramente molto interessanti.
Il problema di questi ultimi giorni, soprattutto, è che la volatilità non è altissima su quei, diciamo, sottostanti dove magari vorremmo avere il reverse. Quindi questo ci dà troppo poco rendimento per il rischio che andiamo a prenderci sul reverse. C'è una cosa importante, quando andiamo a investire sul reverse dobbiamo, diciamo, avere un'idea di quale può essere il massimo rialzo di quell'azione, perché effettivamente con il reverse, se andiamo, diciamo, a rompere la barriera, il prodotto può andare, faccio un esempio, se avessimo fatto un reverse su Tesla lo scorso anno, quel prodotto va a zero. Quindi, a differenza del cash collect normale, dove è difficile che magari l'azione va a zero, quando ho il reverse devo ben calcolare se ci può essere un rialzo strabiliante di quel tipo di azione. Ma tranne questo, se andiamo a investire sul reverse, magari su titoli, faccio un esempio, titoli magari tecnologici che hanno corso parecchio e che magari non hanno delle prospettive così alte, penso ad esempio a Apple, che sta abbastanza alta sinceramente, quindi magari può essere che corregge, oppure può essere che magari non sale del più del 50%, quindi un prodotto reverse potrebbe essere assolutamente interessante. Quindi stiamo a vedere se qualcuno emette, perché se ne trovano pochissimi sul mercato. Sono più difficili da costruire, però quelli sugli indici sono l'ideale da questo punto di vista, perché è un indice che faccia più 30 o più 50, per dire, tanto la distanza dalla barriera è senz'altro un evento più raro, diciamo così, meno frequente rispetto al singolo titolo. Non basterebbe un rumor, basterebbe una notizia vera o presunta per a volte innescare titoli molto volatili. Poi un Apple magari non fa un più 50% ormai, date le dimensioni, nel giro di poche settimane o di poche sedute, però sicuramente titoli molto volatili, tu hai citato prima Tesla, titoli magari legati anche indirettamente al settore delle criptovalute, sempre Tesla, eccetera, sono tutti titoli che potrebbero mettere a segno forti rialzi come forti ribassi. Invece gli indici hanno sicuramente una minore volatilità. È chiaro che questa minore volatilità rende anche più difficile poi costruire i prodotti. È questo, perché il problema è, io quello che vedo è anche a livello di rendimenti sulle nuove emissioni, ci eravamo abituati a quegli altissimi rendimenti di fine anno scorso e adesso diciamo stiamo un po' arrancando, ecco. Quindi magari dobbiamo sicuramente nel caso in cui si utilizzi magari il reverse anche in ottica diciamo quasi di hedging. Può avere un senso, ma in generale dovremmo cercare di aspettare, vedo che diciamo anche dai volumi di mercato che sono leggermente più bassi, di aspettare un rialzo di volatilità. Ovviamente sulle azioni classiche, quindi abbiamo delle azioni che magari oggi in questo momento sono ai massimi di volatilità, hanno avuto magari dei forti ribassi o dei forti rialzi. E hanno avuto un incremento di volatilità, e in quel caso ha senso investire direttamente oggi, ma su magari titoli un po' standard, tranne appunto se troviamo delle occasioni proprio di mercato, è difficile al momento trovare qualcosa di interessante. Ti lascio la parola a te, Gabri, perché Coinbase è un gran tema, so che anche tu hai seguito l'IPO. Metto il grafico, non è aggiornato, diciamo, con la giornata di oggi, quindi con l'apertura di oggi. Non so più o meno dov'è al momento Coinbase. Non so se tu, Gabri, lo vedi. No, perché ho il computer, aspetta, perché sono nel computer, adesso ho fatto la Diciamo postazione. che Coinbase ce l'aspettavamo. E non ho nell'altra stanza. E allora, aspetta Diciamo che che. ci aspettavamo tutti un Coinbase molto volatile, quindi tutti si aspettavano una sorta di secondo Bitcoin con Coinbase, mentre in realtà la maggior parte delle persone che magari ha operato con Coinbase e ha visto proprio il modello di business di Coinbase sa che questo è un modello di business un po' diverso rispetto a appunto, è diverso rispetto a una criptovaluta, è come se fosse una borsa, quindi è come se andassimo a investire, diciamo, su Borsa Italiana, per capirci, è una società che va a guadagnare dagli scambi che si hanno sul Bitcoin. Quindi, diciamo, ci sono due vantaggi importanti. Nel momento in cui si sviluppa di più il Bitcoin e viene tradato anche magari di più diciamo, dalle mani forti,
In quel caso aumentano i volumi e quindi aumentano anche le fee che vengono chargeate da Coinbase e quindi anche tutte le entrate che ha Coinbase. Non solo, se si sviluppa anche diciamo in generale il Bitcoin come tutte le altre criptovalute, ci sono banalmente più volumi anche di clientela retail e quindi in quel caso più entrate. A livello di struttura di costi è abbastanza, diciamo, come società è abbastanza tranquilla proprio perché è una società tecnologica, quindi ha il costo di struttura, diciamo, della piattaforma, ma non ha grandissimi costi, come se fosse, se vogliamo, una banca, no? Quindi secondo me è anche abbastanza interessante proprio come business. E poi soprattutto al momento quotato c'è, solo Coinbase, che questo secondo me è una parte abbastanza importante proprio perché i competitor che stanno cercando di svilupparsi, ancora non sono sul mercato. Quindi effettivamente ha abbastanza, diciamo, ha prospettive abbastanza interessanti, secondo me. Non so tu che ne pensi, Gabri. Sì, io la vedo nello stesso modo perché è vero che è collegato al mondo cripto perché di fatto permette la negoziazione, però di fatto è come una banca fondamentalmente, come se fosse non banking, diciamo così, una SIM, però specializzata nella negoziazione di criptovalute. È un po' come se si fosse quotata Directa SIM per dare un'idea, no? Directa SIM, qual è il suo business fondamentalmente? È la negoziazione, quindi i clienti che comprano e vendono azioni, certificati, ETF, futures, eccetera, gli pagano una commissione, questa commissione sgravata dei costi, eccetera, eccetera, rappresenta il core business e l'utile dell'azienda. Ecco, Coinbase fa esattamente la stessa cosa, però invece di negoziare certificati piuttosto che ETF, azioni, eccetera, va a negoziare criptovalute. È un mondo ancora nuovo, è una situazione ancora in divenire, quella del mercato delle cripto. Il mercato delle cripto di oggi è molto diverso da quello di un paio d'anni fa e sarà molto diverso da quello che ci sarà fra una decina d'anni, però ormai è un mondo, quantomeno per quanto riguarda il Bitcoin, soprattutto che è stato istituzionalizzato, non tanto per l'ICO di lo sbarco in borsa di Coinbase, che sicuramente ha contribuito, ma il fatto che le autorità, diciamo così, che governano i mercati finanziari americani, a Wall Street per intendersi, hanno permesso la nascita, no? E la negoziazione dei contratti futures e delle opzioni sul Bitcoin, quindi di fatto è stato istituzionalizzato. Questo sicuramente è un aspetto importante che fa capire che non è una moda, ma è un qualcosa che rimarrà. Poi vedremo che declinazione prenderà. Quindi dal punto di vista personale, la quotazione di Coinbase mi è piaciuta particolarmente. Adesso le quotazioni oggi cedono qualcosina, vedevo qua velocemente era circa 307 dollari, però ovviamente sono i primi giorni, si sta assestando, sarà probabilmente un titolo volatile, vuoi per la volatilità del mercato azionario, vuoi comunque perché è comunque collegato al mondo cripto, per cui più c'è, diciamo così, attenzione sul mondo cripto, più ci sono scambi, più ci sono ovviamente commissioni che va a incassare Coinbase. Però credo che sia la pista di un mondo che si sta creando, verranno a ruota secondo me nei prossimi mesi tante altre società attive sempre come exchange che andranno a sfruttare il momento. Quindi dal mio punto di vista è un'operazione che seguo con molta attenzione da questo punto di vista e secondo me uno può sfruttare il titolo ovviamente, quindi andando a comprare direttamente l'azione se crede nell'azione, eccetera, ma volendo può andare a lavorare su dei prodotti come i certificati che permettono di guadagnare anche a fronte di un moderato ribasso del sottostante. Moderato ovviamente significa entro i limiti della barriera fondamentalmente, no? Quindi si va a lavorare su un sottostante potenzialmente volatile, ma con un prodotto che ti dà un rendimento asimmetrico, no? Come si dice in gergo tecnico. Qui, ecco, Francesca, sei andata avanti, perfetto. Qui ci sono i primi quattro certificati. Fontovel è stata velocissima da questo punto di vista perché è stata la prima a riuscire a creare dei certificati, in questo caso ne troviamo quattro, costruiti su Coinbase. Non sono certificati con un unico sottostante, non c'è solo Coinbase, sono tutti worst off, quindi sono tutti costruiti su dei panieri. Io di questi ho una simpatia per il primo, dopo li andiamo a vedere, però il concetto è che comunque sono nati i primi certificati che hanno nel loro paniere Coinbase. Probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci saranno anche dei certificati con solo Coinbase oppure con delle altre, come si dice, con delle altre combinazioni, no? Con degli altri parametri. Quello che di questa lista io ho selezionato è il primo, quello che nella slide trovate con
la lampadina, no? Qui sottostanti sono tre: Coinbase, Tesla e Square. Mi piace rispetto agli altri, più questo certificato, dicevo, rispetto agli altri, perché fondamentalmente tutti questi tre sottostanti, Coinbase, Tesla e Square, sono collegati all'andamento del Bitcoin, nel senso che anche Tesla e Square sono società che hanno investito liquidità aziendale proprio in modo anche abbastanza significativo, diciamo così, sul Bitcoin, quindi sulla principale criptovaluta, no? Quando l'investitore parla di criptovalute, questo vale anche per mia nonna, in realtà ogni tanto la prendo a riferimento, però di fatto è un dato saliente, rappresenta l'italiano medio, no? È quello che guardano le trasmissioni a Rete 4, Italia 1 alla sera, queste cose qua, no? Io da quando è nato il bimbo, sono 4 anni che non guardo televisione, mi sento salvo da questo punto di vista. Comunque, dicevo, anche lei, quando chiude gli occhi e pensa al mondo cripto, gli viene in mente il Bitcoin. Se uno gli parla di Ethereum, se uno gli parla di altre monete, ti guarda con due occhi dicendo cosa stai dicendo. Se tu gli parli del Bitcoin, più o meno capisce di che cosa si sta parlando. Quindi queste due aziende hanno investito in quello che è il simbolo. A me da questo punto di vista, quindi, questo certificato vede tre titoli che sono teoricamente collegati, assimilati da una correlazione positiva. Poi Coinbase è ancora quotato da troppo tempo, poco tempo, per fare un'analisi di uno studio di correlazione con i tre sottostanti, però sicuramente la base è quella. Dicevo, questo certificato secondo me è interessante. Per il resto è un certificato capitale condizionatamente protetto, è uno strumento, lo dice anche il nome, cash collect, no? Quindi un prodotto che paga una cedola periodica, una cedola condizionata, lo vedremo che paga, che viene pagata se si verificano determinate condizioni, è quindi un prodotto che va a soddisfare, no, l'obiettivo entrata periodica fondamentalmente. L'emittente l'abbiamo già citato, è stato Fontobel. Un'altra caratteristica che mi piace di questo certificato è la scadenza relativamente breve, vedete, perché stiamo parlando dell'ottobre 2022, quindi stiamo parlando di un certificato che ha circa un anno e mezzo di vita davanti. L'importo cedolare è particolarmente generoso, vedete, è una cedola trimestrale, una cedola del 5%, 5,08, non lo 0,8 quasi di mancia, è una cedola quindi significativa, un potenziale annuo, vedete, del 20,32%, quindi è un certificato idoneo, oltre che per l'entrata periodica, anche per tutti quegli investitori che hanno, diciamo così, come obiettivo quello di ottenere dei buoni rendimenti, quindi di massimizzare il rendimento. Non solo, visto che le cedole sono così generose, è uno strumento che si presta anche per recuperare eventuali minusvalenze, quindi può essere, diciamo così, declinato all'interno di un portafoglio in vari modi. È chiaro che stiamo parlando di tre asset volatili, o meglio, Coinbase non l'abbiamo ancora sperimentato in realtà perché è quotato da poco tempo. Sicuramente Tesla è un sottostante volatile, quindi è un certificato da prendere con le pinze, soprattutto se non si è esperti. Però tutti gli investitori che sono esperti di certificati e hanno un grado di rischio medio-alto, ecco, secondo me questo certificato potrebbero valutarlo, potrebbe avere sicuramente un suo perché, diciamo così, all'interno del portafoglio. Per il resto è un prodotto che è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, quindi c'è un market maker a garantire la liquidità. In qualsiasi momento può essere comprato, può essere venduto. Ricordiamo che non è obbligatorio portare i certificati a scadenza, quindi se uno compra il certificato oggi non deve necessariamente portarlo fino all'ottobre, no, 2022, ma dovesse andare, che so, a 110 il certificato nei prossimi giorni, nulla vieta che a 110 uno prenda e monetizzi fondamentalmente il guadagno per poi eventualmente poi riposizionarsi un domani se ovviamente i sottostanti diminuiscono e di conseguenza poi il certificato torna a 100, no? Può essere anche utilizzato per fare più giri volendo, ci sono molti investitori che utilizzano i certificati anche in quest'ottica, quindi hanno una gestione dinamica, diciamo così, della posizione. La barriera, non mi ricordo se l'abbiamo detto, è una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza, una barriera del 40%, meglio sarebbe barriera del 60%, che vuol dire che ammortizza una correzione del 40% dei prezzi. Attualmente quota in area 98 giù di lì, adesso un attimo magari lo vado a prendere nel dettaglio, eccoci qua, quota sui 98,80, quindi stiamo parlando di un prodotto che quota sotto la pari, quindi oltre all'efficienza fiscale della cedola c'è anche l'eventuale plusvalenza tra compra 98, rimborsa 100, quelle due monetine sono reddito diverso, quindi possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze. Da questo punto di vista, secondo me è un certificato molto
interessante. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, in realtà volevo aggiungere anche una cosa proprio a livello di business di Coinbase, proprio perché hai fatto il paragone con Directa. Mentre magari noi siamo più sensibili, tra virgolette, a pagare, diciamo, delle fee di negoziazione su Directa, perché comunque i rendimenti sono più bassi, quando si va a lavorare sul Bitcoin la sensibilità alle fee diminuisce un po' meno. Quindi effettivamente c'è meno sensibilità a magari pagare anche l'1 o il 2% di fee di negoziazione, proprio perché essendo talmente volatile, se diciamo, la piattaforma è ben strutturata, ci permette, diciamo, di operare anche in fasi di fortissima volatilità. Quindi questo, secondo me, è un parametro importante che determinerà anche in futuro il successo di questa tipologia di società, proprio perché è come se si andasse a investire, tra virgolette, su un settore del lusso, no? Dove il cliente target è poco sensibile al prezzo. La stessa cosa avviene per Coinbase e per altre piattaforme, diciamo, che ci permettono di operare sul Bitcoin proprio perché il cliente va, diciamo, ad avere un rendimento talmente alto con le criptovalute che magari, ecco, pagare centinaia di euro in commissioni non è così un problema. Io l'ho visto, diciamo, direttamente, che è l'unico, diciamo, l'unico tipo di operatività dove non sono sensibile anche al pagamento di fee di negoziazione. Secondo me questo è anche abbastanza importante. Ci chiedono, diciamo, che tipologia di prodotti sono quelli che vediamo. Sono tutti Memory Cash Collect, quindi, come ha detto anche giustamente Gabriele, sono tutti prodotti che vanno a pagare il premio se tutti i sottostanti sono superiori o pari alla barriera premio, che è pari al 60%, e vanno a rimborsare, nel caso di autocall, se tutti i sottostanti sono superiori al 100%, quindi a livello di strike. A scadenza poi ci viene restituito il capitale investito nel caso in cui non ci fosse stata l'autocall precedentemente, in quel caso solo se tutti i sottostanti sono superiori alla barriera al 60%. Ci chiedono: la barriera al 60% non è poco profonda, visto che Coinbase non ha una storia? Diciamo, è un po' una domanda da palla di vetro, però l'idea è che la volatilità di Coinbase non è in realtà così alta, quindi non ci si attende una correzione alta, cioè non ci si attende né un rialzo enorme né un ribasso enorme se si vanno a vedere anche diciamo, le opzioni su Coinbase. Quindi, secondo me, la barriera al 60% è una barriera effettivamente sufficientemente protettiva, direi. Non so che ne pensi anche tu, Gabriele. Beh, sai, è una domanda da sfera di cristallo. Che cosa farà Coinbase nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi? Assolutamente faccio fatica a sbilanciarmi. Diciamo che questo è il dato. Se un investitore ritiene che sia congruo al proprio grado di rischio, allora sicuramente è un prodotto da valutare. Altrimenti, se uno ha paura probabilmente questo certificato con Coinbase non sarà il suo ideale, diciamo così, da questo punto di vista. E ci sono tanti altri certificati, dopo ne facciamo vedere tanti altri, da titoli italiani, parliamo di Intesa, per dire, parliamo di Moderna, no? Parliamo, insomma, ci saranno tanti altri sottostanti, magari qualcuno è più affine, no, a questa cosa. Prima una persona mi scriveva una mail, me l'ha scritta poi stamattina, in realtà, dove fondamentalmente mi diceva: sì, ho letto il tuo articolo, molto bello, in cui parlavo proprio di questo certificato, molto bello, ma io il mondo delle cripto non lo capisco, mi sono comprato l'altro certificato che hai citato nei giorni scorsi, no? Questo per dirti che ovviamente ogni investitore ha una sua view di mercato, una sua sensibilità, oltre che una propria pianificazione finanziaria, quindi di conseguenza quello che può non essere un prodotto in linea qui ne può trovare degli altri. Quindi, da questo punto di vista, l'importante è che una persona sia convinta dell'acquisto che fa, perché se lo compra ma proviamo e vediamo, è la cosa peggiore, perché poi al primo imprevisto non sa più come gestire la posizione. Attenzione, primo imprevisto non vuol dire necessariamente che il certificato scende, per assurdo, diventa anche impegnativo. Sto guadagnando il 10%, che cosa faccio? No? Sul mio gruppo Facebook, Gabriele Bellelli Trading e Investi, spesso e volentieri ci sono domande proprio di questo tipo, cioè: ho comprato e sto perdendo il 10%, cosa faccio? Oppure: sto guadagnando il 10%, cosa faccio? Cioè, entrambe sono domande dettate dall'incertezza di non saper come gestire la posizione.
Questo vuol dire che non hai una strategia alla base, non avevi le idee chiare nel momento in cui hai acquistato, altrimenti dovevi sapere esattamente che cosa fare in quel momento. È come quando uno sale in macchina per andare in viaggio, no? Se uno parte qui da Reggio Emilia, no? E deve andare a Milano, se passa per Piacenza, tutto ok, perché qui quella più o meno è la cosa. Se a un certo punto si trova a Venezia, ecco che è chiaro che dovrebbero sorgere i dubbi che stai sbagliando strada, ma ti accorgi che stai sbagliando strada solo perché sai che Venezia è da un'altra parte, perché hai un piano, una cartina che ti dice dove devi andare e dove non devi andare. Ecco, se tu non hai le idee chiare all'inizio, è la fine, no? Mi raccomando, mai investire su un prodotto di cui non si conoscono le caratteristiche, non si sa poi come andare a gestire la posizione. È Poi avevamo anche due. arrivata un'altra domanda, scusa se ti interrompo, Gabriele, all'inizio proprio, che riprende un po' il tema, sempre Coinbase, in realtà è più legata a MicroStrategy e è proprio targetizzata su di me e mi dicono se considero sempre interessante investire sul certificato tracker con MicroStrategy, perché adesso effettivamente ha avuto un fortissimo ribasso. Allora, c'è un punto molto importante. MicroStrategy si sta riallacciando al Bitcoin. Non so se avete visto, diciamo, gli ultimi giorni di Bitcoin, che sono stati ottimi per chi come me voleva incrementare la posizione, però effettivamente il Bitcoin è sceso e come abbiamo visto, MicroStrategy ultimamente tende a sovraperformare negativamente il Bitcoin. Quindi sicuramente MicroStrategy va comprata quando c'è, diciamo, un trend al rialzo sul Bitcoin, perché in quel caso va a riallacciarsi, diciamo, al Bitcoin e magari anche a sovraperformarlo. Quindi in questo momento io non investirei su MicroStrategy, almeno sul tracker, piuttosto magari sull'Athena, che comunque, diciamo, come quotazioni è anche risalito. E questo secondo me era una domanda importante perché, diciamo, chi di noi ha in carico il tracker comunque ha dovuto recuperare da altre parti, purtroppo. Quindi secondo me era importante. Io, tra l'altro, Gabriele, ho messo anche un grafico, diciamo, all'interno delle slide, su quello che è la barriera, i livelli di strike sulle altre due società, perché ovviamente su Coinbase, è, diciamo, inutile metterlo, abbiamo pochissime giornate di negoziazione, ma magari su Tesla e Square può dare anche una view di dove sono posizionate le barriere. Secondo me la barriera su Tesla è abbastanza interessante anche come livello, è sui 4,40 e 27, quindi comunque, come vediamo dal grafico, anche il livello di strike non è sui massimi, diciamo è su una fase di correzione, quindi secondo me è abbastanza interessante. E invece vediamo anche quello su Square e anche qui, secondo me la barriera è anche sufficientemente protettiva. Poi Square è un'azione che ultimamente tutti gli asset manager stanno inserendo, diciamo, e stanno anche inserendo più del solito all'interno dei fondi, quindi è un'azione che su cui diciamo, la maggior parte degli analisti è abbastanza positiva. E può essere un'azione abbastanza interessante anche in ottica proprio compriamo l'azione, secondo me. E direi di passare alle occasioni sul secondario. In realtà, Gabriele, vi anticipo, ha trovato, secondo me, è quasi un arbitraggio questo prodotto, devo essere sincera, quando l'ho visto, quello su Eni e Intesa. Ti lascio la parola, Gabri, perché secondo me questo prodotto è veramente interessante. Sì, questo è carino. Allora, stiamo parlando sempre di un certificato, sempre capitale condizionatamente protetto, l'obiettivo è sempre in data periodica, è sempre un cash collet, quindi un po' dopo che paga cedole, e sempre memory. Memory vuol dire che lo anticipiamo fra un attimo, cioè lo anticipiamo adesso, ma lo vediamo fra un attimo. La cedola ha l'effetto memoria. È un prodotto costruito da Leonteq come emittente ed è costruito su due sottostanti, due titoli big dell'istituto italiano, sono Eni e Intesa San Paolo. Anche in questo caso è un prodotto quotato sul Sedex di Borsa Italiana, quindi da questo punto di vista non ci sono criticità. È un prodotto che ha una scadenza abbastanza lunghetta, se vogliamo, perché scade nel 2025, a patto che non si verifichi l'opzione autocall, cioè che non venga richiamato in anticipo. Dicevo, è un prodotto interessante perché se noi andiamo a analizzare quello che lo strike
dei due sottostanti, quindi Eni e Intesa, non sto parlando della barriera, sto parlando dello strike, noi possiamo osservare come entrambi i due sottostanti in questo momento siano superiori al valore dello strike, quindi entrambi i sottostanti in questo momento in cui ci stiamo parlando sono superiori non solo alla barriera ma anche a livello strike. Quindi se oggi fosse la giornata di rilevazione, il certificato scadrebbe in, diciamo così, anticipo rispetto alla naturale scadenza. Oggi ovviamente non è la data di rilevazione. Quindi prima caratteristica, entrambi sono sopra lo strike. Seconda caratteristica, questo certificato si compra a una quotazione inferiore rispetto a 1000, che è il valore nominale di emissione. Questo è un certificato non denominato su base 100, ma denominato su base 1000. E quindi anche se noi compriamo e entrambi i sottostanti sono sopra strike, in ogni caso compriamo sotto il valore nominale di. Questo è un altro dato importante. Altra caratteristica, la cedola trimestrale come frequenza ammonta all'1,25%, quindi stiamo parlando di una potenziale cedola del 5%. Cedola abbiamo detto che gode dell'effetto memoria. Allora la prima data di rilevazione sarà a maggio di quest'anno, ma attenzione, in occasione della prima data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall. Per cui in occasione della prima data di rilevazione, fondamentalmente un investitore si trova davanti a due scenari. Primo scenario, entrambi i sottostanti quotano sopra barriera, in questo caso il certificato paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Secondo caso, almeno uno dei due sottostanti quota sotto barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, però attenzione, la cedola è a memoria, quindi non viene persa, viene messa in un cassetto e se in una successiva data di rilevazione si verificheranno nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola, ecco che verrà pagata non solo la cedola in corso, ma recuperate anche quelle eventualmente non pagate. Dalla seconda data di rilevazione in poi, quindi stiamo parlando di agosto, ecco che invece si attiva l'opzione autocall. Quindi in questo caso abbiamo tre scenari. Primo scenario, entrambi i sottostanti quotano uguale o superiore allo strike. In questo caso il certificato scatta l'opzione autocall, rimborsa in anticipo, paga 1000, ma non è un problema perché noi abbiamo pagato sotto 1000, ipotizzando un acquisto a questi valori, e paga l'ultima cedola 1,25. Secondo scenario, quello più positivo per il risparmiatore in realtà, entrambi i sottostanti sono sopra la barriera, ma contemporaneamente almeno uno è sotto lo strike. In questo caso il certificato resta in vita, non scatta, cioè l'opzione autocall, il certificato paga la cedola e si va alla data successiva di rilevazione. Terzo scenario, quello negativo, almeno uno dei due sottostanti è inferiore alla barriera, in questo caso non si percepisce la cedola che però ha sempre l'effetto memoria e si va alla data di rilevazione successiva. Se il certificato non viene mai richiamato in anticipo, attenzione, sottolineo che la trigger è decrescente, periodicamente la trigger inizialmente è il 100% dello strike, passa a essere il 95, il 90 fino a un minimo dell'80% verso la scadenza. Ovviamente la trigger decrescente rende più probabile che il certificato venga richiamato perché scatta più probabilmente l'opzione autocall. Se non scatta, dicevo, l'opzione autocall, si aggiunge la naturale scadenza che è nel 2025, a quel punto fondamentalmente a scadenza si tira una riga sui livelli della barriera. Se entrambi quotano uguale o sopra la barriera, il certificato mantiene la protezione, paga l'ultima cedola, rimborsa 1000. Se invece almeno uno dei due sottostanti quota sotto 100, ecco, si prende la performance del peggiore dei due sottostanti, quindi si guarda la performance percentuale negativa di entrambi o meglio, la performance di entrambi i sottostanti durante la vita del certificato, e tra le due performance si prende quella peggiore. Quello diventa il nostro benchmark per calcolare il prezzo di rimborso, che sarà prezzo finale di quel sottostante diviso strike moltiplicato per 100. In questo modo si calcola il prezzo in caso di evento barriera. Questo è un certificato interessante, dicevo, perché è su due titoli che quotano entrambi sopra la barriera, ma la strike, scusatemi, ma contemporaneamente si quota sotto la pari. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è un certificato assolutamente interessante da valutare. Assolutamente, diciamo, e poi effettivamente guardando proprio il prezzo del prodotto, io mi sarei aspettato un prezzo un po' più alto, sinceramente, anche per quello che ci va a pagare tra poco. Quindi è assolutamente interessante. Poi è un rendimento, diciamo, dell'1% mensile, fondamentalmente su Intesa e Eni,
con una barriera sufficientemente protettiva e i due titoli sopra lo strike. Quindi è proprio un'occasione di breve, brevissimo, e molto, molto, molto interessante, Tanto secondo la me. barriera è discreta, negativa sulla scadenza, e distante più del 50% rispetto alle quotazioni attuali. Quindi anche questo è un dato che non avevo sottolineato, ma hai fatto bene a citarlo, assolutamente da considerare. Assolutamente, è un bellissimo prodotto, diciamo che è un peccato se vai in autocall, ecco, come diciamo tutti gli investitori che si affezionano ai prodotti, secondo me questo è veramente un bel prodotto proprio anche come struttura, con l'autocall step down che comunque diciamo manda il prodotto in autocall anche se i sottostanti scendono, quindi comunque è anche più resiliente rispetto ad altri prodotti nel caso di correzione. E poi con Gabriele ne avevamo selezionato un altro che avevamo segnalato anche in un altro webinar, tra l'altro, che avevo trovato che l'abbiamo segnalato addirittura ai 95, però purtroppo questo prodotto lo vedo a 104, diciamo, questa sera. Ieri lo trovavamo a 102 ed era effettivamente molto interessante. Stamattina era su 103, nel pomeriggio è andato a 104. Quindi diventa un po' difficile diciamo, acquistarlo, però lo presentiamo nel caso in cui appunto dovesse ritracciare, perché in quel caso potrebbe essere abbastanza interessante come prodotto. È un Memory Cash Collect su Moderna e Pfizer, quindi due società legate al business farmaceutico, soprattutto legate al business dei vaccini, che hanno aumentato la loro volatilità negli ultimi mesi, la loro volatilità, ma anche correlazione soprattutto negli ultimi mesi. E la correlazione è abbastanza importante quando si va, diciamo, a scegliere un certificato, perché se vado a scegliere dei sottostanti di un basket completamente non correlati, il mio rischio è molto più alto, perché il rischio che uno non segua l'andamento degli altri è più alto e quindi c'è più probabilità che il prodotto finisca in perdita, mentre se io ho un prodotto con sottostanti più correlati, c'è molta più probabilità che vadano nella stessa direzione e andando nella stessa direzione, quindi nel caso in cui tutti e due scendano, non c'è problema, ovviamente andiamo a perdere, ma nel caso in cui tutte e due salgono, il prodotto poi mi va verso l'autocall, mentre magari se ho due prodotti che uno va su e l'altro va giù, avendo un basket worst off, tendo a perdere, diciamo, in tutti gli scenari. Quindi è abbastanza importante la correlazione. Correlazione che magari se questo prodotto diciamo, fosse stato prezzato 2 anni fa, sicuramente rendeva molto di più perché erano due sottostanti molto meno correlati. Ma essendo due sottostanti legati entrambi al business dei vaccini, si sono correlati anche come diciamo, grafici, è proprio una cosa che è possibile vedere anche diciamo, proprio con il grafico di Moderna e Pfizer. È interessante perché è un prodotto con scadenza a 2 anni, ha un premio trimestrale con effetto memoria di 2,51 euro, quindi un 10,04% annuo. L'autocall è al 100 e la barriera premio di protezione del capitale è al 50%. Potrebbe scadere da agosto. E diciamo la cosa è molto probabile perché abbiamo tutte e due i sottostanti ampiamente sopra la pari, quindi Moderna più 9,64 e Pfizer più 17,82. Quindi al momento il prodotto scade, diciamo, quindi se rimangono così i due sottostanti, il prodotto ad agosto del 2021, quindi tra 4 mesi, ci scade e ci rimborsa 105,02 euro. Quindi nel caso in cui dovessimo avere un aumento di volatilità su Moderna o Pfizer, che ci garantisce magari diciamo un prezzo del prodotto più basso, può essere interessante anche in caso di acquisto. Questo prodotto, se lo avete già in portafoglio, è in una situazione, tra virgolette, di win-win. Perché? Perché stando ai valori attuali, ci scade ad agosto e ci paga 105,02 euro. Quindi per quelli che avessero seguito qualche settimana fa il webinar, se lo fossero comprato a 95, sono contentissimi, ma diciamo anche nel caso di correzione questo prodotto rimane comunque molto interessante. Perché? Perché nel caso di correzione il prodotto ci dovrà pagare più premi, quindi nel caso di correzione noi siamo comunque contenti, perché un prodotto di questo tipo ad oggi andrebbe, diciamo, se oggi fosse costruito un prodotto identico
ci renderebbe molto meno, perché la volatilità è completamente diversa rispetto al momento in cui è stato lanciato questo prodotto. Quindi può essere molto interessante proprio nel caso di correzione, anzi nel caso di correzione, magari se il prezzo dovesse scendere sarebbe molto interessante anche il futuro acquisto. Perché in quel caso ci andrebbe sopra magari i 105 euro, perché tende, diciamo, un po' al valore di rimborso, che è quello dei 120 e 0,8. Ovviamente ci tenderà piano piano e man mano che stacca il premio ci sono sempre meno premi, diciamo, da pagare e quindi non avrà mai 120 euro di prezzo, ma magari ci va a 107-108. Quindi comunque sarebbe più interessante magari in caso di correzione. Quindi dovremmo sperare in una correzione, in ogni caso, nel caso in cui non ci fosse. Comunque, ecco, chi ha seguito, diciamo, la segnalazione fin dall'inizio si porta a casa, un 10%, che comunque non è male, e per tutti gli altri da tenere monitorato nel caso appunto in cui dovesse scendere. Ci chiedono qual è il prezzo lettera. Il prezzo lettera dovrebbe essere 104, se non erro. Trovate nella slide 103, era il prezzo di questa mattina. Ieri era 102, quindi è andato su abbastanza velocemente, però nel caso in cui dovesse ritracciare, secondo me può essere un prodotto abbastanza interessante. E poi ne abbiamo selezionato un altro legato al settore delle vendite online, che è un prodotto Memory Cash Collect su Alibaba, Amazon e Zalando. Anche qui, tempo fa, avevamo fatto un'analisi dei diversi prodotti costruiti sul settore delle vendite online e avevamo detto probabilmente il prodotto da preferire è quello con la barriera più bassa su Alibaba. Quindi non avevamo la palla di vetro. Ma è la società ovviamente che era un po' più a rischio. Non sapevamo, diciamo, tutte le vicende che sarebbero poi accadute su Alibaba, ma effettivamente Alibaba attualmente è il worst off del basket, come la maggior parte dei basket che contengono Alibaba, è un meno 12,22, Zalando è un meno 11,87 e Amazon invece in territorio positivo ha più 2,19. Quindi abbiamo due sottostanti sotto la pari. Quindi in questo momento il prodotto si compra a circa 100 euro. Ha un premio trimestrale con effetto memoria di 1,81 euro, 7,24 annualizzato, barriera autocollo al 100, barriera premio e di protezione del capitale al 50% e può andare già in rimborso anticipato da questo mese, tuttavia, quindi in realtà se non erro proprio il 26 aprile era la data di valutazione, però come abbiamo visto, diciamo, è abbastanza improbabile l'autocall da ora. Ai valori attuali, diciamo, ci va a pagare tutti i premi fino alla scadenza che è abbastanza lunga, è nel 2024, gennaio 2024. Quindi sono diciamo un numero di premi, 12 premi, 121,72 euro sarebbe il valore di rimborso totale nel caso in cui i sottostanti rimanessero a questi valori. Quindi anche questo può essere interessante. Io porto invece un prodotto che, diciamo, sono 3 settimane che continuo a comprarmi piano piano, perché questo secondo me è davvero interessante, soprattutto è interessante per una cosa che non ci saremmo mai aspettati, ossia la correzione sulle trimestrali di Netflix. Diciamo, non la davamo per scontato, e effettivamente. Io personalmente non me la sarei mai aspettata una correzione del genere e questo ha reso il prodotto ancora più interessante, soprattutto qualche giorno fa, 2 giorni fa, era ancora meglio come prezzo, era circa sui 95 euro. Adesso è a 98,70, ma è comunque interessante perché questo è un prodotto, diciamo, se vogliamo lo possiamo categorizzare come un prodotto medio-alto rischio. Ha due sottostanti che sono iQIYI, che era Netflix cinese, e Netflix, quindi due sottostanti che operano nello stesso identico business, ma non sono competitor, quindi non vanno a cannibalizzarsi a livello di business. La scadenza è vicina, quindi ottobre 2022, il premio trimestrale con effetto memoria di 5,16 euro, quindi un 20,64 annualizzato. Ha una barriera autocall al 100% e la barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%. E può rimborsare anticipatamente a partire da ottobre. È sotto la pari a 98,70 euro. La cosa interessante è che abbiamo entrambe le società sotto lo strike e hanno più o meno perso lo stesso, diciamo, la stessa percentuale, quindi meno 8% circa per entrambe.
Ovviamente vediamo dal grafico, e secondo me qui è la parte più interessante, la correzione di AIC, perché il vero driver di questo prodotto è AIC, che è la Netflix cinese, che diciamo, a seguito di una forte e massiva vendita di Credit Suisse, diciamo, ha avuto un calo di prezzo enorme, quindi il nostro livello di strike è bassissimo, la barriera è mai toccata. Quindi anche una barriera, fondamentalmente su questo prodotto, anche una barriera al 70% non avrebbe pesato. Ovviamente chi era la più stabile prima delle trimestrali era Netflix, ma adesso che è scesa anche Netflix è ancora più interessante proprio perché, diciamo, questo prodotto ci incorpora un massimo di volatilità fondamentalmente, sia di AIC che è scesa così tanto, diciamo, dopo le vendite massicce di Credit Suisse, sia ovviamente Netflix che è scesa dopo la trimestrale. Quindi questo è un prodotto, secondo me, abbastanza interessante, anche perché nel momento in cui, come sappiamo, se investiamo in un momento di forte volatilità, nel momento in cui la volatilità va a scenderci su entrambi i sottostanti, il prodotto tende ad andare ampiamente sopra la pari. Quindi questo è un prodotto che se non ci fosse la volatilità starebbe tranquillamente a 103-104 fondamentalmente, perché il prossimo, diciamo, premio che ci va a pagare è di 5 euro. E quello successivo a ottobre 2021, diciamo che a livello di autocall è di altri 5 euro, quindi fondamentalmente questo prodotto potrebbe essere a 104-105 se non, diciamo, se non ci fosse tutta questa volatilità. Per quello secondo me è interessante perché se dovesse diminuire questo prodotto tende a quel livello di prezzo, diciamo, molto tranquillamente. Quindi secondo me questo è anche da tenere monitorato. Aggiungo una cosa abbastanza importante. I livelli di spread spesso che troviamo la mattina, diciamo, quando andiamo a negoziare prodotti sui mercati americani in generale, quindi prodotti su sottostanti americani, quando andiamo a negoziarli la mattina, il sottostante, diciamo, è quotato su un mercato che è chiuso. Quindi fondamentalmente delle volte magari troviamo uno spread anche del 2, 3, 4%, delle volte anche veramente del 4%. Quindi in quel caso aspettiamo l'apertura dei mercati americani, perché lo spread dopo ritorna sempre più o meno all'1. Quindi a meno che non troviamo il prodotto magari diciamo quotato dal market maker con uno spread basso, aspettiamo il pomeriggio. Quindi diciamo questa cosa è una regola abbastanza semplice da seguire, ma che può essere utile per risparmiare magari anche qualche punto quando si va ad investire che fa sempre comodo. Assolutamente, tra l'altro è lo stesso concetto che io avevo espresso nel libro Investire con gli ETF, esattamente lo stesso concetto, cioè investi in quel prodotto che ti replica il sottostante nel momento in cui quel sottostante è aperto come negoziazione e quindi di fatto il market maker è in grado di fare le sue operazioni. Assolutamente. Poi, diciamo, ovviamente ci sono delle mattine in cui magari il prezzo sembra quasi fuori mercato, no? Quindi magari si vogliono pagare questi 2 punti di spread proprio perché si pensa che il prezzo non sia corretto. Però questo tipo di ragionamento magari lo riesce a fare un occhio, esperto. Quindi, diciamo, per la maggior parte degli investitori, se proprio dobbiamo dare una regola, conviene investire soprattutto il pomeriggio, a meno che appunto non vediamo uno spread, quello classico, tra virgolette, dell'1%, quindi di 1 euro, di 90 centesimi, e allora a quel punto possiamo investire sia la mattina che il pomeriggio, perché sicuramente il prezzo regge. Però generalmente il pomeriggio è un po' meglio. E ci dicono ovviamente, certo, la finestra si va un po' a ridurre se devo acquistare dalle 15:30 a circa le 17:30, ovviamente si riduce, quello però è il periodo in cui c'è l'apertura del mercato americano in contemporanea con quello italiano, quindi in realtà questo è l'unico momento in cui coincidono, diciamo, l'apertura di entrambi i mercati e è quello magari anche un po' più adatto per operare, però vedo anche, diciamo, in generale, che la maggior parte dei clienti tende ad operare di più il pomeriggio proprio perché effettivamente può avere senso. La maggior parte degli investitori segue già questa regola, però ci tenevo a dirla proprio perché su questo prodotto in particolare, magari la mattina ci può essere anche lo spread un po' più alto. Non so, Gabriele, allora, no, vedo diverse domande.
La prima, soprattutto, vedo l'aumento di capitale di Air France, che non ha in realtà determinato correzioni negli strike. Quindi la risposta è no. L'aumento di capitale di Air France non è stato, diciamo, considerato un evento tale da cambiare il livello di strike e quindi di barriera sui certificati in commercio. Quindi, nonostante era una cosa che magari ci si aspettava. Sto guardando tutte le domande, non so, Gabri, se anche tu ne hai viste altre. Sto guardando anche velocemente. Cioè, in realtà una domanda che è stata fatta anche sulla nostra mail, sulla volatilità. Quindi come faccio a sapere se la volatilità è più alta, più bassa? Quindi in generale in realtà questo parametro c'è anche su CedLab, quindi su CedLab, sulla ricerca del sottostante c'è un parametro di volatilità che è un parametro, diciamo, dinamico, che quindi quando voglio sapere quant'è la volatilità su un particolare titolo ci viene fornita. Ovviamente la volatilità, diciamo, a livello professionale andrebbe vista proprio sulla struttura che si va ad acquistare. Quindi in generale questa cosa è un po' più complessa se la si vuole fare bene, ecco, perché andrebbe, faccio un esempio su questo prodotto, per andare a capire se la volatilità è maggiore oggi o rispetto a ieri, per esempio, dovrei andare a apprezzare la volatilità di entrambi i sottostanti, considerando anche le correlazioni e considerando tutti i flussi, diciamo, di cassa attesi su questa tipologia di strumento. Quindi in realtà non è proprio banale il calcolo della volatilità. Si può fare, diciamo, a livello professionale, ma non è ecco, un numerino, ecco, non è così banale come scelta. Ci chiedono poi, visto la qualità e professionalità dei relatori, approfitto per chiedere info sull'affidabilità degli emittenti e dove poterla misurare. Allora, io ho due parametri, diciamo, per valutare l'emittente. Il primo è ovviamente il rating, rischio emittente, si misura con il rating. Quindi questo è sicuramente il primo parametro. Il secondo è anche a livello di presenza. A livello di market making, quindi spread e tempo in cui il market maker è presente sul mercato. Però questo è un parametro che, diciamo, è un po', tra virgolette, un parametro labile, quindi potremmo fare un sondaggio su chi è il market maker preferito, ma non è, diciamo, è una cosa che magari si ha un po' più con il tempo, penso io. Non so, Gabri, se tu hai altri parametri anche per valutare, gli No, emittenti. guarda, condivido assolutamente. Tra l'altro avevo fatto un articolo un qualche mese fa sul mio sito belelli.biz proprio sul discorso rating e certificati. Proprio andava quell'articolo a rispondere a questa domanda. Leggendo la domanda mi è venuto in mente di aggiornarlo quell'articolo, quindi adesso appena ho tempo, stasera o domani, lo vado a riprendere e aggiorno un attimo i rating per vedere se sono cambiati. L'alternativa è cercare di leggere i bilanci. È chiaro che non è così semplice e immediato per l'uomo della strada, diciamo così, l'investitore medio, andare a prendere un bilancio e andare a capire anche il tra le righe, diciamo così, di una società soprattutto così grossa. E poi sì, c'è tutto il tema del come opera, quando emette i prodotti, che ricarichi può metterci, se fa uso aggressivo del marketing, cioè sono tutte variabili secondo me da considerare nel calderone generale insieme a quella della presenza del market maker. Assolutamente. Vedo che c'è un'altra domanda su un prodotto, è stata fatta in diversi gruppi su questo prodotto. Il prodotto, quello che termina con U7, è Invid Only Quote Driven, quindi può essere negoziato solo esclusivamente con il market maker, non può essere negoziato tra privati, per quello non è possibile acquistarlo, diciamo, anche da privati che evidentemente magari lo vogliono vendere. Quindi su questo non è assolutamente più negoziabile. E ci sono state diverse discussioni su i diversi gruppi, ho visto. Ci chiedono, a volte vedo spread bassi tra denaro e lettera. È il market maker che vuole favorire una determinata operatività? Direi probabilmente sì, perché in realtà quando lo spread è alto, diciamo,
è il market maker che ci vuole dire tendi a non negoziare questo prodotto, quindi non negoziare il prodotto. Quando vediamo lo spread così alto, diciamo lo dobbiamo leggere come un messaggio, non negoziare il prodotto. Perché se lo spread è così alto significa che c'è un forte rischio su quella tipologia di prezzo e quindi il prezzo si può muovere molto all'interno di quella forbice. E non sappiamo se lo stiamo comprando, diciamo, pagando un premio aggiuntivo o se invece lo stiamo comprando, diciamo, bene. Sicuramente uno spread alto significa non negoziare. Io la leggerei così. Ovviamente quando lo spread è basso è per favorire anche l'operatività, quindi sicuramente se si abbassano gli spread magari nel pomeriggio, per esempio dopo l'apertura dei mercati americani, è proprio perché si vogliono favorire anche l'operatività dei diversi investitori. Ci dicono altro parametro per definire la qualità dell'emittente è il servizio clienti? Assolutamente d'accordo. Concordo. Assolutamente d'accordo con questo, ma anche qui è molto per, diciamo, è un po' come quasi come il market making, no? Non c'è un ranking, fondamentalmente ci basiamo su interazioni spot, quindi non, no, non lo vedo come un parametro, diciamo, di lungo periodo, però assolutamente. Una domanda interessante è come capire se si negozia quindi con un market maker o con un privato? Questa è una domanda abbastanza interessante. In realtà, in genere, si vede dalla quantità in negoziazione, però non sempre. Non è, diciamo, facile da capire. Anche a livello di borsa non viene indicato, diciamo, sul book dei diversi livelli. Non so Beh, di se tu, fatto, Fabri, hai un'idea di farlo. allora, quando il book è molto pieno, in realtà la presenza del market maker in quel caso è anche meno significativa, perché il market maker è importante quando non c'è o sono scarse le proposte in acquisto e in vendita. Quando il book è pieno, e quindi di conseguenza un investitore fatica a individuare il market maker, è comunque un buon segnale, perché vuol dire che quel prodotto è liquido. Quindi vuol dire che la presenza del market maker potrebbe non essere così importante in quel momento per particolare. Però ci può essere un modo indiretto, se vogliamo, molti emittenti sul loro sito espongono con un leggero ritardo, mi sembra un quarto d'ora, le posizioni del loro market maker in acquisto, lettera e anche la size, no? Cioè la quantità che formula in acquisto e in vendita. Quindi si può andare sul sito dell'emittente, inserire il codice ISIN, andare nella scheda prodotto, chiamiamola così, e verificare in quel momento che cosa sta formulando come proposta il market maker. E quindi dopo quello si va a vedere sul book della propria banca online, dell'home banking, per vedere, quindi di individuarlo. Questo è un piccolo trucco, se vogliamo, per lavorare in modo indiretto. Sì, questa cosa secondo me è una domanda abbastanza interessante anche per motivo. Diciamo, il giorno che succede qualcosa su una particolare trade, quindi magari è stata eseguita una trade ad un prezzo particolare, abbastanza strano, se è negoziata con il market maker è più facile, diciamo, magari andare dall'emittente e chiedere appunto, per esempio, la cancellazione della trade, questa tipologia di cose. Succede raramente, una volta ogni 10 milioni, però negoziare con il market maker comunque dà un qualcosa in più proprio perché si può andare direttamente appunto dall'emittente o in ogni caso dal market maker se il market maker non è l'emittente per chiedere appunto se c'è stato ad esempio un mispricing in un prodotto, questa cosa è abbastanza importante. Direi, vedo diciamo anche ognuno poi ha espresso i propri pareri sui diversi emittenti, chi piace di più, chi piace di meno. Io vi ricordo che comunque nel caso in cui appunto nessuno riesca, in genere nessuno copre il rischio emittente, quindi nel momento in cui non copro il rischio emittente devo tendere a diversificare. Questo secondo me è un parametro abbastanza importante. La diversificazione a livello di emittenti ci aiuta a ridurre il rischio emittente. Poi ovviamente ognuno ha i suoi preferiti a livello di market making, a livello di emissioni e quindi è normale che sia così. Ci chiedono anche se c'è un motivo per cui alcune banche sono in ritardo con la registrazione, quindi con il censimento dei certificati. In realtà non so perché sinceramente accade questa cosa,
ma delle volte è abbastanza facile, si chiama direttamente la banca, quindi, o il broker con il quale si negozia, e gli si chiede il censimento del prodotto. Ovviamente bisogna essere anche magari un po' più proattivi delle volte su alcuni prodotti. Sì, questo vale anche per alcuni ETC, ETN, qualche obbligazione a volte che arriva sul mercato e qualche banca in genere sono, vabbè, non facciamo nomi. Sì, effettivamente hanno qualche ritardo. In genere basta segnalare, poi c'è chi è molto solerte, nel giro di un giorno è già presente, chi magari ci mette 4-5 giorni. Dopo lì bisognerebbe fare una riflessione eventualmente sull'efficienza della banca che si sta utilizzando. Capita una volta. Passi, capita due, capita tre, magari questo ritardo può portare dei mancati guadagni, no? Prima Francesca citava il caso, mi sembra, del certificato reverse di Tony, se non ricordo male, che se uno era tempestivo nel comprarlo, riusciva a comprarlo a cavallo di 100 e quindi altrimenti invece a distanza di pochi giorni diceva che era scappato, non era già salito a 106, 107, non mi ricordo che prezzo hai citato, però il concetto è che dopo alcuni giorni non c'era più la convenienza economica a comprarlo, ci sarebbe stato eventualmente venderlo e monetizzare il guadagno. Quindi in questo caso uno che aveva una banca non particolarmente veloce nel censire avrebbe avuto un mancato guadagno. Anche questo è un costo da considerare fondamentalmente, perché si parla tanto giustamente, no, di efficienza degli emittenti e del market maker, ma anche lo strumento che noi utilizziamo per negoziare deve essere efficiente, cioè qualsiasi cosa che noi facciamo in ambito finanziario deve essere efficiente, anche la banca. Anche dal punto di vista, adesso già che ci siamo, se abbiamo qualche minuto in più, per il discorso di come le banche trattano diversamente l'aspetto fiscale delle cedole, no? Ci sono alcune banche che quando il risparmiatore ha delle minusvalenze, non zainetto fiscale, che cosa fanno? Prendono la cedola e automaticamente la vanno a, diciamo così, a diminuire dal valore dello zainetto. Quindi di fatto nel momento in cui tu incassi la cedola hai immediatamente l'efficienza fiscale perché lo zainetto fiscale ti viene diminuito. Altre banche invece che cosa fanno? Prendono la cedola e semplicemente non vanno a lavorare sullo zainetto fiscale, vanno a lavorare sul prezzo di carico della tua posizione, quindi diminuiscono il prezzo di carico della cedola che hai incassato. Esempio, hai comprato a 100, incassi una cedola di 5, il tuo prezzo di carico era 100, viene portato a 95. In questo modo tu quando è che recuperi la minusvalenza? Non immediatamente, ma nel momento in cui andrai a chiudere l'operazione, o perché tu vendi il certificato, oppure perché giunge la naturale scadenza. Quindi il primo problema è che posticipi in avanti il recupero minus, quindi questo vuol dire che se tu continui a utilizzare quella banca che usa questa trattazione fiscale, diciamo così, devi essere ancora più efficiente fiscalmente nel pianificare come recuperare le minus. Primo. Secondo, attenzione perché non è detto che la minus tu la recuperi, perché è vero che ti viene decurtato il prezzo da 195, ma se poi a scadenza si verifica l'evento barriera, tu in realtà invece di recuperare una minus, anche in questo modo rischi di incrementarle, no? Quindi ci sono, questo per sintetizzare, alcune banche che sono maggiormente efficienti fiscalmente, altre che lo sono meno. Ecco, l'idea è quella sempre di utilizzare le banche più efficienti, che non vuol dire necessariamente mandare a quel paese la banca che si ha che è inefficiente, ma semplicemente strutturare il proprio portafoglio in modo tale che dove ci sono le minusvalenze ci sia anche la banca efficiente fiscalmente per recuperarle, perché già le minusvalenze è facile produrle sui mercati finanziari. Poi ci si è messo il legislatore che dice: le cedole delle obbligazioni e i dividendi, via, non li puoi usare. Le plusvalenze di fondi ETF, che sono lo zoccolo duro in genere di portafogli dei risparmiatori, non le puoi utilizzare. Cioè, ti togli un po' tutte le armi che hai a disposizione per provare a recuperarle queste minusvalenze. In più, considerate che le minusvalenze, oltre, hanno una scadenza, che è quella dei 4 anni, no? Per cui non solo fai fatica a recuperarle, ma c'è pure che hai il tempo che ti rema contro. 4 anni sembrano tanti, ma in realtà volano via sui mercati finanziari. Se non c'è una buona pianificazione, anche dal punto di vista proprio del recupero minus, è un problema. Quindi, insomma, l'efficienza anche delle banche da entrambi i punti di vista. Sì, su questa cosa sono assolutamente d'accordo perché spesso magari si tende a operare con la banca, diciamo, con cui si ha il conto titoli, no? Però non è detto che quella sia la più efficiente ad operare sull'ambito dei certificati, perché ovviamente adesso specialmente e soprattutto su alcune strategie come quelle per cavalcare la volatilità,
se voglio andare ad investire e non mi viene censito il prodotto mi viene censito tra un mese, io vado a perdere una serie di occasioni che magari mi vanno poi non solo a far recuperare minus, ma a dare, diciamo, lo zoccolo duro a livello di rendimento. Quindi effettivamente bisogna sempre considerare magari se aprire un conto anche per la negoziazione dei certificati in modo efficiente, nel caso in cui ovviamente se compriamo un certificato l'anno no, però se ne compriamo di più, abbiamo dedicato una parte di portafoglio più o meno importante ai certificati, secondo me può aver senso anche valutare le banche quelle un po' più efficienti a livello di commissioni e soprattutto a livello di censimento dei prodotti. Stanno Ci fa una arrivando domanda. una serva di domande sulla fiscalità. Rispondere a tutte forse è un po' complicato. Magari ci segniamo, Franzi, questo argomento e poi la prossima volta Assolutamente. partiamo da lì. Magari ci spieghiamo prima la fiscalità dei certificati e poi il diverso trattamento con cui le banche la vanno a gestire. Anche perché chiedono nomi, cognomi di banche, sì, la prossima volta li facciamo volentieri. Assolutamente, molto molto volentieri. Assolutamente. Io a questo punto direi che ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Vi do una comunicazione di servizio. Oltre ovviamente gli appuntamenti di Free Finance diciamo delle prossime settimane, quindi diciamo a partire da lunedì prossimo, e ovviamente trovate tutto sul sito Free Finance, vi comunico anche che c'è il nuovo gruppo di Free Finance, quindi banalmente tutte le slide, tutta questa parte la potete chiedere anche direttamente all'interno del gruppo di Free Finance. Lo facciamo proprio perché avevo tantissime mail a cui rispondere durante le diverse giornate, quindi per cercare di efficientare, andiamo tutti sul gruppo Facebook, almeno vediamo tutti sia le domande degli altri, quindi magari possiamo imparare anche da qualcosa che emerge nelle discussioni, nelle domande che fanno altri utenti, e soprattutto possiamo cercare di essere un po' più efficienti, e per questo vi ringrazio in anticipo. Grazie mille, Gabriele, ovviamente per aver partecipato a questo webinar e averci ospitato. Assolutamente è sempre un piacere con te, lo sai. E Assolutamente. grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata a tutti, ciao.